Il 28 ottobre iniziano le nostre rotte invernali, quindi grandi novità per tutti e 29 gli aeroporti italiani da cui operiamo. Ma possiamo dire che è anche molto importante aver già annunciato l'estate 2019 dall'Italia con 58 nuove rotte. Per quest'anno pensiamo di trasportare 40 milioni di passeggeri, quindi un milione in più di passeggeri rispetto all'anno scorso. Abbiamo oltre 450 rotte offerte in Italia. L'Italia è un paese molto importante per noi, un mercato molto importante. La risposta dei passeggeri è molto molto positiva nei nostri confronti. Ci ha portato ad essere la prima compagnia aerea in Italia, la prima compagnia aerea prescelta dagli italiani. Vogliamo, colleghiamo a livello nazionale nord, sud, est e ovest, tanto quanto colleghiamo anche gli aeroporti più piccoli, come gli aeroporti principali, con tutta l'Europa e anche il bacino del Mediterraneo. Adesso ci siamo allargati verso sud con destinazioni come Amman, destinazioni come Tel Aviv e altre destinazioni ancora da mangi. Assolutamente, la base italiana di Bergamo è la principale base sul continente, che è Ryanair. Quest'anno il nostro traguardo ambizioso per un certo verso, ma molto realistico e fattibile, è di superare i 10 milioni di passeggeri e di attestarci a 10 milioni e mezzo su Bergamo. Avremo 6 nuove rotte per questo inverno e altrettante per l'estate prossima. Quindi una continua crescita, una continua espansione. Addirittura parliamo di 74 rotte per questo inverno e 85 rotte per l'estate prossima. Beh, è molto interessante l'accordo con l'aeroporto calabresi, perché oltre a rafforzare la nostra posizione a Lamezia, oltre a crescere quello che è l'aeroporto di Crotone, dove siamo tornati, abbiamo anche in previsione l'apertura delle operazioni su Reggio Calabria, previa diciamo completamento di alcuni iter burocratici. Quindi tutti e tre gli aeroporti calabresi potranno essere coperti da una tariffa low cost, ottimo per i turisti e ottimo anche per la mobilità del territorio. Non ci scordiamo della Sicilia, da cui operiamo da 4 aeroporti, quindi colleghiamo l'isola. Non ci scordiamo neanche della Sardegna, un'altra isola che colleghiamo sia con Cagliari ed Alghero. Diciamo, siamo attenti a 360 gradi a tutte le opportunità e le destinazioni italiane. È un problema purtroppo che non tocca solo Ryanair, anche Lufthansa ha chiuso le proprie basi in Germania, la Norwegian ha chiuso alcune basi nel Regno Unito. Purtroppo la crisi attuale che stiamo affrontando come compagniere non è indifferente. L'aumento veramente esponenziale di quello che è il costo del petrolio influisce negativamente su tantissime operazioni dei vettori. Noi stiamo cercando di ottimizzare il tutto e ridurre al minimo i disagi e gli inconvenienti, anche se la chiusura di qualche base c'è stata, ma abbiamo cercato di diminuire le riduzioni dei voli e su certi aeroporti non operiamo più come basi ma solo come destinazioni, continuando tutte le rotte che c'erano.